X Factor, Fedez nel mirino di un ex concorrente, giudicata da uno che non sa cantare. Fedez è stato tra i giudici di X Factor, ma che chi non ha apprezzato i suoi consigli e giudizi? Ecco cosa ha detto di lui un ex concorrente del talent di Sky Italia. Negli ultimi giorni Fedez è finito di nuovo al centro delle polemiche a causa della vicenda che l'ha visto protagonista al Festival Agroalimentare di Amoni a Torrenova, in Sicilia. Il rapper si è esibito in una performance disastrosa, a causa di alcuni problemi tecnici e si è attirato le critiche del pubblico. Ma a commentare negativamente il rapper è stata anche un ex concorrente di X Factor, il talent di Sky Italia di cui l'ex marito di Chiara Ferragni è stato giudice nell'edizione 2023. X Factor, ex concorrente stronca Fedez, non sa cantare e si permette di giudicare. Durante il famoso concerto a Torrenova, alcuni problemi tecnici hanno portato Fedez a sbagliare completamente la sua ultima hit, Sexy Shop, attirandosi anche le critiche da parte degli utenti del web, quando il video della performance è diventato virale. Fedez ha poi replicato alle critiche, ma ha peggiorato la situazione, tanto che un ex concorrente di X Factor non ha risparmiato un commento velenoso contro di lui. Stiamo parlando di Dora Lee Marchi, che partecipò al talent nel 2017 e venne eliminata proprio da Fedez durante le selezioni per il programma. L'ex concorrente, in un video su TikTok, ha pubblicato un video nel quale si è sfogata, lasciando intendere che Fedez non era adatto a giudicarla all'epoca. Nel filmato, che ha come didascalia la frase "le persone devono sapere", dopo aver mostrato la disastrosa esibizione del rapper, Dora Lee Marchi si lascia andare a un lungo sfogo, attaccando il rapper e ricordando il suo no all'epoca delle selezioni per il talent show. Le sue parole sono parse molto dure e cariche di risentimento e nel video l'ex concorrente non si trattiene dal ricordare al rapper dei numerosi sacrifici che richiede essere un cantante, soprattutto, uno emergente. Dedicare la vita alla musica non è scrivere testi di merda e andare sui palchi a cantare canzoni stonate per i ragazzini. Essere cantanti significa mettersi in gioco tutti i giorni. Mi hai eliminata perché hai detto che ho un modo di cantare vecchio. Per te il modo di cantare moderno è essere stonati e non saper cantare? Fedez, io sarò vecchia e avrò un modo di cantare vecchio, però ho sempre avuto rispetto per la musica. Ha mandato via gente che sapeva cantare, che ha fatto questo tutta la vita. È diventato famoso sulle spalle degli altri. Tu non hai nessun tipo di dote musicale, zero. Tu non sai cantare, è questo il problema. Ti sei permesso di tarpare le ali a persone che avevano un futuro. X Factor, tutto sulla nuova edizione in partenza del 12 settembre. Durante la conferenza stampa di martedì 10 settembre, i giudici e Giorgia, conduttrice del talent Sky Italia, hanno rivelato alla sala stampa cosa potranno aspettarsi dalla nuova edizione di X Factor. La 18esima edizione dell'attesissima gara canora è certamente nel segno delle novità, a cominciare dalla conduzione e dal tavolo della giuria per continuare con la sinergia fra giudici e concorrenti e l'X passato. Quest'ultimo è ciò che un giudice può giocare quando è l'unico a dare sia a un concorrente ma vuole farlo passare alla fase successiva di X Factor 2024. Alla stazione centrale di Milano, i quattro giudici, Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jack La Furia, e la conduttrice hanno rivelato alcuni dettagli sulla nuova edizione. Giorgia si è detta entusiasta sia della squadra che l'accompagnerà in questa avventura sia dell'esperienza da conduttrice. Intanto ci tengo ad ammettere che mi ha detto benissimo perché veramente in questa giuria c'è una dose incredibile di simpatia e di professionalità. Credo che sia il gruppo migliore che potessi trovare. Mi supportano, mi hanno supportato e anche sopportato.
E comunque io sono una a cui piace sempre mettersi in discussione. A volte mi va meglio, a volte peggio, e speriamo che questa sia una di quelle meglio. Negli ultimi anni ho fatto qualche esperienza analoga, ad esempio il Festival di Sanremo, che è stato una co-conduzione a fianco di un gigante. Però adesso bisogna vedere da sola come me la cavo. Sono felicissima, perché ho la possibilità di misurarmi con questo ruolo circondata da musicisti e in un programma che parla di musica.